so. Boh, speriamo che adesso si sente. È arrivato il tecnico da sotto, mi è venuto a sistemare un attimo. Mi senti? Io sì, te? Io sì, ma anche se rimbombo un attimo, però è arrivato il tecnico da sotto a sistemarmi. Dai piani bassi? È arrivato il tecnico che subito mi è venuto a sistemare la linea. Non lo fa incazzati, no? No, anche lui, guarda, anche lui all'inizio era strano vederlo come, sai, a lavorare in campo. Poi immagina che lui ha smesso a dicembre e a gennaio già era in campo a fare allenatore. Vabbè, lo sai che poi stando lì con te già stava avanti lui, no? Sì, cioè, pensa all'allenatore con tuo fratello. Primo e secondo, no, questa che bello. Lui è stato bravo perché comunque, Francia, io già avevo un gruppo che già lavorava da qualche anno insieme. Quindi lui, certo, è venuto tranquillo, si è inserito piano piano. Vabbè, ma Fabio, ne che puoi parlare? Ne che puoi parlare? Paolo, so, però, sai come entra sempre in punta di piedi, Non è facile. Lo so, però, non è facile, Francia, perché poi no, qualcuno magari dice, bravo, no, è il fratello di... È il fratello, infatti, pure per te non era semplice. No. No, infatti lui, ti giuro, è stato perfetto. Francesco, dato che la chiamata di prima non si è sentito un cacchio, però approfitto per ringraziarti, prima di tutto per la disponibilità per quanto riguarda la nostra raccolta fondi. E so che tu sei impegnato in altre cose e quindi era importante comunque il contributo di tutti quanti. Come ti ho detto con Alessandro, stiamo cercando di accelerare l'acquisto di queste autoambulanze. Ne abbiamo quasi chiuse 3, ci manca la quarta, quindi dobbiamo cercare di far capire alla gente che so che è un momento disastroso, però dobbiamo cercare di raggiungere la quarta autoambulanza. Quindi per questo prima ti ho detto che volevo ringraziare e poi cercare di continuare a far capire alla gente che bisogna donare. Vabbè, ringraziate, che a me fa piacere, lo sai, anche perché il rapporto che ci abbiamo extra calcio lo sappiamo noi. E poi la cosa che abbiamo fatto con tutti i ragazzi della Nazionale 2006, penso che chiunque l'avrebbe fatta, no? Per aiutare tutto il mondo, non solo l'Italia, tutto il mondo, no? Certo, mettersi a disposizione di tutto, anche perché con poco riusciremo a fare veramente felici tante persone. È stato e bello noi in primis, c'è no? Stata la partecipazione di tutti. C'è stata sì, anche di giocatori, ex giocatori, no? Sì. Diciamo che è stato un gruppo abbastanza grande. Ma io la cosa che voglio sottolineare è stata anche da parte degli altri, di quelli che erano campioni del mondo, Verratti, Chiellini, Criscito, e sicuramente non ne voglio nominare. No, tutti, certo, sì. Sono stati veramente dei grandi, sono stati dei grandi, però ecco, ti volevo ringraziare. No, che poi tutti pensano, no, vabbè, i giocatori hanno la possibilità, non tutti i giocatori, anche avendoci la possibilità, fanno queste iniziative. Perciò, ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Poi ognuno c'ha la coscienza a posto per farlo o non farlo. No, noi no, siamo a disposizione, abbiamo messo a disposizione tutto il possibile. Perciò io ti volevo ringraziare perché tu hai fatto l'altra anche con Dash per l'ospedale di Roma. Io ho fatto altre cose, adesso abbiamo iniziato. Beh, lo sai che poi ognuno... Bravo, ognuno che conosce 800 miliardi di persone la fa con quelle che stanno più vicine, no? Se sta diretta a tutti diventi matto, però l'importante le fai una e poi una che si sa, che tutti sanno, perché poi era impossibile non farlo sapere, e poi tutte iniziative che non si devono sapere, perciò per noi è ancora più bello, no?
No, ma quello è stato importante che tutti l'abbiamo fatto e che fortunatamente adesso riusciamo a prendere queste tre autoambulanze. che sono ancora fondamentali, eh. Noi No, stiamo è. quasi, stiamo ancora a borderline, altri 15 giorni e Lo so, forse lo potremo uscire da casa. so. Lo so, speriamo perché guarda, io ormai vado in giro con questo, con mascherina. Francema, scusa, adesso abbiamo parlato della nostra. Ma giochi ancora? Cioè, ti vedo che hai fatto una squadra, mi chiamano gli amici da Napoli. Io vedi a Francesco se posso andare a giocare con lui. Ma. Lo sai che è un bel campionato? Ci stiamo. Ci stavano dei Francesco. giocatori, mi senti? Sì. Ci stavano dei giocatori, volano, 20 anni, 22, 24. Mamma, senti, ogni tanto senti l'aria che... Sì, ma Guarda mi che sono se pure non stai partito bene qualche fisicamente, missile. fai brutta figura, ti Lo so, giuro. lo Però è so. divertente, almeno noi tutti i lunedì giochiamo. Ma fate Tutti noi. Calciotto. calciotto? Calciotto Serie A. Carino, eh? Bello. Poi No, sta io ti pure dico. essere giocatori, perciò diventa un bel campionato. Io ti dico, io non. A parte che mi fa male il ginocchio, quindi. Ah. Io ancora Mi so fa male il Inter, lo ginocchio. regali là. No, ma Ancora, purtroppo. La schiaffi dentro. sì, ancora. Il piede è quello, eh. Il piede è caldo. Vabbè, il Ma piede, tanto Francesco. ormai non è che lo può staccare il piede. Pure a No, 60 anni il no, piede è quello. no. Il problema è fisico. Il problema è il mio, che il piede non era quello buono, e che faccio? Guarda chi c'è, guarda. Ecco, è. Cos'è, mi ha detto? Ciao! Ombre, come stai? Bene, tu? Bene. Cos'è, mi ha detto? A papà, ma ha vinto Cannavaro il pallone d'oro, No, non è vero. mi ha detto. E tu non l'hai vinto? Ho Com'è detto, che. guarda, i piedi di Cannavaro, ho detto, sono diversi da quelli di papà, gli ho detto. Ma è vero, nessuno se lo spiega, guarda, eppure Io ho quando ci va a detto, casa. se nel 2006 c'era Fabio, il mondiale non vincevamo, io No, 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 incredibile. ho detto. Ma è vero che lui è tifoso della Lazio? Sì, povero. Vabbè, scusate. Ma dove Ciao! vai? Non diventa È rosso, vieni giocato a play, qua. Se giocare faccio play, ti vedi? a play. Ah. È così. E te faccio play. Vai a Perché loro giocare a c'hanno play? a scuola americana, c'hanno una Sì. settimana di buco pasquale, capito? Sì, Non è come in Italia. No, ma lui che parla bene inglese, lui ti ha parla mai americano sentito? proprio. Ma lui ti ha mai No, sentito non parlare un parla po' di inglese? a Perché i me. miei figli quando mi sentono No. parlare mi prendono solo per il culo, Francesco. Te, un po' capì a tavola che mi fanno. Fra lui, Chanel e mia moglie mi massacrano. Perché pure ieri ha fatto il corso accelerato in inglese. Ah, no, E ora manco vabbè. solo. Pure Isabella parla inglese, manco solo io. È il Una tardone di tremenda casa, sta via. differenza. Comunque non è. Tuo papà non ha vinto il pallone d'oro, ma ha vinto altre cose e ha fatto altre cose Non è molto più importanti. vero, Tranquillo. non è vero, mamma mia. Poi Dai, saluta, credimi vattene. che Ciao. era difficile giocarci contro. Molto difficile. Mi gonfiate il botte. Ma gonfiato. Però Hai faceva sempre gol. Come a Buffon, quando c'era Gigi in porta era sempre gol. Vabbè, ciao. Ciao, Cri. Mamma mia. Si vergogna. Ah, Francema, ma ti Io ho rendi detto conto? oggi, mamma mia, mi riescono, 14 anni ho. Oggi ho detto, guarda, Rendi c'ho la diretta con Instagram con Fabio, Cannavaro. Ma come capisce il pallone d'oro? Tu mi sei rincoglionito, vedi? Ho detto, ma scusa, non sta la nazionale con te? E tu è che è il capiamo la nazionale? Ah, capito? Perché lui sbagliava con tuo fratello. Sì, ma quelle le generazioni purtroppo cambiano e quindi mica ti Mamma fa mia. pure sangue. No, vabbè. Francesco, qua mi dicono Bupi! Chi c'è? Entrò qualcuno? Ma ne ho visti, a parte, allora Francesco, uno dei difetti, uno dei,
delle problematiche di essere allenatore, sai qual è? È quello di lavorare molto al computer. E pure io adesso sto lavorando al computer. Ecco, se ti posso dare un consiglio, usa gli occhiali. Dici, Però sai che cosa mi hanno detto? Che dopo i 40 si abbassava la vista. Mo ce l'ho 43, io ancora ci vedo. Ma io però mi dico, la guarda, da, proprio... da giorno alla notte non vedi più niente. Io ti giuro, Francia, adesso la sera arrivo a casa, cioè quando inizio, perché io lavoro di sera, guardo le partite di sera. Vabbè, certo. E ti giuro, non vedo niente. Adesso niente. Che ho messo ma da lontano o da vicino? Vicino, solo da vicino. Non vedo un cacchio. Davvero? Ti giuro. Brutta cosa, no? Ti vedo bene. La prossima diretta mi sembra di occhiali, allora. Francesco, ho visto che hai fatto la diretta con Luca Toni. Mamma mia. Mi ha richiamato oggi. Ne ha detto, ne facciamo un'altra. Ne vuole fare un'altra. Ha detto, ma non ti coglioni, ho detto. Allora, ma visto come stava? Il maglioncino rosso. No, vabbè, sembra Babbo Natale. Oh, fa una pazza, io ho detto, dopo ho richiamato e ho detto, Luca, però ti voglio bene. Mettere a petto nudo è meglio, guarda. È inguardabile. Poi un guarda, sembra Babbo Natale, tutta la barba, poi adesso... No, devi trasandato sapere, proprio. Quando abbiamo fatto la diretta, perché ho chiamato un po' tutti del 2006. Ho visto. Ho chiamato Marco Materazzi. Allora Marco Materazzi ha iniziato a parlare, sai, no, che noi difensori, così, colì. E io gli ho detto, guarda, che secondo me il miglior difensore che avevamo non era né Cannavaro, né Nesta, né Materazzi, ma era Luca Toni. Ho sentito quel pezzo. Lui è stato il miglior centrale della nostra nazionale. Ripartiamo sempre il contropiede con lui. Sempre, sempre. Lui è stato il miglior difensore di quella nazionale campione del mondo. O qui tu piedi. Mamma mia. Però quanto è risato, mamma mia. Francesco. Mamma mia. Che tempio. L'altro giorno stavo a riguardare, stavo a far vedere... il campione europeo del 2000, anche quello perché stavo a rivedere Olanda Italia, mica mai ricordavo io qua. Ma che partita hai fatto con niente? Nesta, Giuliano e Maldini, Toldo ma pure del Piero, ma pure del Piero sulla faccia, perché ti ricordi che a un certo punto con l'esclusione di Zambrotta e io andai tipo a destra all'inizio. Destro facevi. Sì, Ale si mise a fare l'ala destra. Ma ti ho fatto una partita imbarazzante. Stavo a parlare l'altro giorno, Cristian. Non passava nemmeno una virgola. Niente. Ma ti ricordi? Ma ti ricordi quello stato tutto arancione? Che bello che è. Che tempi, mamma mia. Ma era tutta arancione, era imbarazzante. Poi a me quel giorno me lo dava così al culo che giocavo. E ti ricordi che... Io non mi posso mai dimenticare la scena del cucchiaio, ti giuro. Ti giuro che... ma quello fa il cucchiaio, di bianco, Gigi. Ma Francesco fa il cucchiaio. No, ma come fa il cucchiaio? C'era Malda, gli altri, no, ma questo è pazzo. Nesta pure stava sbloccato. Vedi l'incoscienza che te porta, Francesco, ma è stata la nostra se capitasse forza. Adesso ci penserei, ma è stata la nostra forza, perché comunque per quello che abbiamo fatto anche nel 2006 infatti vabbè, siamo dei squadri quindi... A me quello mi è rimasto qui, Francesco, mamma mia, ti giuro, stavo un passivo al 93, ho spento tutto. Ma tu la sai quella di Gigi Riva, no? Che lui era vicino alla Coppa. Lì a Rotterdam. Sì. Lui era vicino alla Coppa e gli avevano messo il tricolore, praticamente. Capito? Ultima azione. 30 secondi mancavano. Dai, e quando fece gol lui il torto, tolsero il tricolore dalla Coppa e iniziò a piangere. Un credito. Certo, se pensi a quell'azione con tutta la difesa schierata, voi che di testa abbiate pure se c'era, che ne so, Anderson,
No, ma cioè, Francesco, la potevi tenere nell'angolino, però. Io? Ma per sotto che andata fuori gioco? La colpa è di Alessandro, del Piero. Alessandro, sì, faceva 2-0. Sì, ma pure te come cazzo sei saltato? Allora, quella è stata l'unica. Sembra che stare giro, sono mancati i centimetri. Così ero. C'hai i capelli troppo corti. C'hai la stata l'unica. No. Tu ce l'avevi bianca la fascetta, madame. Mamma che brutta, oh. Mamma mia. Che tamarri. A riguardarci dico, mamma mia, inguardabile proprio, guarda. Inguardabile. Uno peggio dell'altro. Però quel periodo andavano le fascette. Capello lungo. Eravamo un po' stupido. Capello lungo. Io c'ho una foto che con... Sì, c'eravamo io, tu, Malda, Nesta, Alessandro ormai c'ha i capelli qua. Mamma mia, mo. C'ha... Gli parte da dietro qua la tempia, parte ormai. Come si andava però, mamma mia. No, quella partita fu impressionante. Guarda, quella partita ha detto male. Cioè, ci ha detto bene Colanda e ci ha detto male la Francia. Sì, però dopo alla fine ci ha ripagato il 2006, tranquillo. Però noi giocammo molto meglio. Noi giocammo molto meglio a Rotterdam. Rispetto a... Perché la finale... Sì, perché la finale a Berlino eravamo troppo stanchi. Eravamo cotti, oh. Eravamo cotti, però... veramente. Vabbè, avevamo fatto pure... 800 minuti che la Germania abbiamo fatto. Anche lì, allora, Francesco, ti giuro, quando la fanno vedere, no? Perché la gente guarda, cioè, tutto l'immagine del secondo gol è l'immagine di quella partita, no? Però vabbè, certo. Andare a rivedere tutta la, cioè, proprio tutta la sequenza delle partite. Ma è impressionante, le distanze, le giocate. Attacco contro difesa, oh. Bravo. Le partite del mercoledì, adesso lo facevi. Cioè, a vederle adesso, dici, cacchio. Poi, vabbè, l'azione del secondo gol, cioè, è classica azione da contropiede italiano. Italiano proprio. Aspettavamo solo quello noi. Mamma mia. Imbarazzante. Senti, a casa com'è? Tutto a posto? Guarda, Daniela e i ragazzi sono a Napoli e stanno anche loro in quarantena. Io ho Martina che è la più grande. Questa è il più grande che è... momento papà. Guarda che c'è, guarda. Guarda un po' c'è. Hola, hello, how are you? Che parla in inglese? You speak English? Mm. My name is Fabio. I'm from Naples. You? What's your name? What's your name? Lei si chiama Federica. Non è vero. Oh. Ah, no? What's your name? Si chiama Isabel. Isabel, very nice to meet you. Nice to meet you. You know, I'm from London. Perché parla inglese? E non parla inglese. I try to speak English, but... You speak English? Non ce la faccio a parlare. Non sei l'unica, tranquilla. How old are you? One, two, three, four. Invece guarda che scemo, guarda, vi avete la giugiolona, Ciao. Abbassa. Ciao. Abbassa. No. Niente vede, no? Alza, abbassa. Metà, ormai sono... Devi abbassare. Pizzo, qualcosa. Ciao. Come va? Saluta. Tutto bene, tu? Bene, sono lontanissimo, sono in Cina. Ah, sei in Cina? Mamma mia. Sta bene, vedi come stava. Non riesco già. Ma lì è già passato tutto.
Sì, qua già è passato. Qua, te vede. Quasi... Lasciala sta. Ti vergogna. Cos'è mi ha detto? Ma ci stanno i filtri? No, perché loro, la nuova generazione, fanno tutti i selfie così, mettono i filtri. È normale, dai. Noi stavamo con la cabina, giocavamo con la tessera, porca miseria. Corgettone andavamo in giro. Corgettone, Francesco. Posso mai dimenticare il Viareggio, quando facevamo il Viareggio dovevi prendere i gettoni per andare io a chiamare... Io non ho fatto il Viareggio. Io ne ho fatti tre. Sì? Tre, sì. Non ho fatto, porca miseria. L'unica cosa che mi manca. Vabbè, bello, dai. Sai che io, per dire, non ho fatto una nazionale, under 15, under 16, io ho fatto direttamente l'under 21. Davvero? Sai che io ho fatto... No, noi abbiamo fatto con Gigi, con Di Vai, tutti loro. Sì, io ho fatto praticamente solo... Io sono arrivato semifinale dell'under 21 con la Barcellona. No, prima, il biennio prima, feci le due partite. Ah, io sono proprio là, prima anno under 21 sono proprio là io. Sì. Quando ho vinto il campionato. Quando abbiamo vinto l'Europeo con lo stadio Montjuïc contro il Barcellona, contro la Spagna. Mamma mia, come giocavano pure quelli. Che poi io sono venuto perché si era fatto male Vieri, mi sembra, no? Sì, Cristian. Stavo in vacanza. Ma anche lì vincemmo con due uomini in meno. Ho vinto con la Francia 1-0 proprio. Sì, e poi vincemmo con il Barcellona. E poi i rigori. Quello era il campo di Spagnolo, chi era? Quello era il Montjuïc. Sì, dovrebbe essere. No, adesso hanno cambiato anche. Quello dove adesso sì, hanno cambiato tutti e due. Il campo olimpico, sì. Sì. Bello. Anche l'altro giorno vedevo l'arrivo nostro di quando siamo arrivati a Roma. Vedevo delle immagini. Sì. E ti ricordi che qualcuno neanche se voleva fermare a Roma, che voleva tornare subito a casa? Bravo. Bravo. Ti ricordi che noi prima di partire ce ne dissero di tutti i colori, quindi no, andiamocene via. E invece fu... Penso, Era impossibile. Ma ti ricordi quel pullman che lo portavano in braccio la gente? Ma noi siamo partiti lì da vicino Fiumicino, poi no? Siamo atterrati. Sì, che ruppero la coppa. Iniziamo bene, ho detto. No, però Francia, sai cosa? Te lo dissi anche l'altra volta. Appena ci abbiamo la possibilità, dobbiamo organizzare, a parte vabbè, le partite con le Legends, però dobbiamo organizzare un due giorni da qualche parte con famiglie, perché noi praticamente da quella sera lì che lasciamo Roma non siamo più visti. No, è vero? Non ci siamo più visti, quindi... Vabbè, non c'è stata pure mai occasione. Sì, perché comunque adesso ognuno, sai, io sono fuori, gli altri iniziano a girare. Non c'è stato sai chi fa allenatore, chi è poi gioca Gigi che ancora gioca e vuole ancora prolungare, ha detto no, ha detto che adesso vuole rinnovare un altro annetto però, fino a 50 io dico io. No, però lui, che fatica fa lui sta lì, che tanto importa far secondo ogni tanto fa qualche partita, si diverte. No, ma è... Ma fa bene, se sta bene, fa bene, dai. No, ma io glielo dissi all'epoca, fin quando ti diverti, Franci, perché non è lui che smette, perché tu lo fai meglio di me. Non è che è lui che smette, sono gli altri che fanno smettere. Bravo, è il problema. Capisci? È totalmente diverso. Sono gli altri che ti fanno smettere, quindi fin quando vuoi devi approfittarne, anche perché dopo ti godi la vita, perché secondo me dopo inizia un'altra fase dove non mi sto sciare. Oh, dopo 30 anni mi sono messo in sci, Ma fai snow? Come ho fatto a vedere la scia? Dove hai visto? Fai snow? No, che snow, sì. Così lascio le produzioni e l'ernia del disco.
No, io invece faccio snow. Sì. Io faccio snow. Fighissimo. Vai. È una bello. Ma ha preso la passione dello snow. Ma hanno detto che è bello però, Ma che poi dicono pure è più facile. Sì. Lo sai, poi per i calciatori che c'è tutta forza sulle gambe, crudi. No, però Francia è fighissimo, cosa che prima non potevi fare, quindi andare sulla neve. No, tante cose che prima potevi fare, ma adesso. Per questo ti dico che tu dopo quando smetti inizi a fare la vita normale e è una godura, però Gigi fa bene a giocare. Ma fa bene, dai. Tanti 2-3 anni fa bene, dai. Altri 2-3 anni. Aspetta che il figlio fa 18 anni, così è contenta pure Ilaria, almeno come... No, ma aspetta che lui... Ah, aspetta, oh, è arrivato Balotelli, eccoli qua, brutti. Oh, m'ha scritto l'altro giorno Balotelli. Ho fatto la diretta messaggio con lui l'altro giorno. Ho visto. No, se riesci falla, se riesci fai una diretta con lui, che lui è figo. Perché poi mi ha iniziato a fare, mister, ma io soffro i lavori a secco. Non capito, ma sempre quelli. Siamo tutti, ho detto. Ma quello li soffriamo tutti. Pensa se stava con Zeman. Mamma mia. Ti uccideva, Mario. Però ti ricordi come arrivasti quando dopo il ritiro con Zeman? Tu te lo ricordi? Io sì. Perché me lo ricordo? Perché ci incontrammo a Coverciano, eri praticamente così. Camminavo con l'aria, camminavo. Avevo perso 7-8 kg. Mario mi ha fatto morire, mi ha fatto una bella diretta. Ho visto un pezzo. No, se riesci falla perché... Ma la faccio, questi giorni la faccio. È divertente. Ancora c'è tempo, dai. Sì. Bisogna stare in casa, Frank. Dai, ma manca poco, il peggio è passato, dai. Ma Frank, dopo ti dico, io l'ho vissuto qui. Ma scusa, ma lì i ristoranti, i bar, tutto qua, tutto chiuso o aperto? No, tutto aperto ormai. Tutto aperto? E come sono organizzati i ristoranti e tutto? Allora, ti dico, prima di... Mi fa male la gamba ancora, dice Balotelli. io ho scritto sul messaggio, ti sei salvato che non ti ho preso bene, io ho detto. Allora, ti dico... I ristoranti praticamente sono aperti, soprattutto quelli all'aperto, e prima di farti sedere loro ti misurano la temperatura e... prima che entri al ristorante? Sì, devi rilasciare praticamente il tuo numero di telefono, dove abiti, perché qualora non so succedesse qualcosa, qualche problema, qualcosa, e ti vengono a prendere e ti fanno fare di nuovo la quarantena. Mamma mia, no, però Francesco, sarà anche così in Italia, non pensare che... No, che penso, sì, ma infatti... Ma scusa, i ristoranti, fa conto che un ristorante c'ha la capienza di 100 persone, lì entrano tutte 100 oppure hanno levato un po' di persone? Adesso, cioè, adesso la distanza sta pure là? Adesso l'hanno limitato, sì, anche qua c'è la distanza. Ah, ok. Capito? Perciò invece 100 persone saranno 50. Bravo, hanno ridotto il personale, hanno ridotto il menù. Io sono andato, la cosa figa, Francesco, sono andato a tagliare i capelli. Allora, praticamente mi guarda come sto io, sì. Ero con la mascherina e mi ha messo... Mamma mia. E mi ha messo praticamente una visiera... Poi mi hanno messo questo mantello in plastica, cioè praticamente era tutto monouso. E c'avevo questa visiera e lui mi tagliava i capelli da lì, la roba. Mi sa che mi conviene farmi la boccia qua, oh. Mi stava a fare la boccia. Sì. Oh, c'è anche la Miki, Miki, manda la roba della Nike, dai. Ah, brava Miki. Mandaci un po' di cose, va. Anche perché ti devo chiamare che te lo parla un po' di... Ragazzi, Ilari rifà yoga e rompe le palle, sennò con la roba. E poi un po' di ragazzi. Francesco, ma a che percentuale stai? In che senso? Fisica.
A che percentuale stai? Adesso starò a 10. A 10. Di massa grassa? No, no, di percentuale fisica, ma ti ricordi che ti chiedevano sempre a che percentuale stai, Francesco? Che percentuale stai? Ma 10. 10. No, ma a 10 stai bene, però. Sto bene, oh. Oh, peso quasi 88 kg, oh. Cioè, stai meglio, adesso di quando giocavi, Francesco? Beh, manca poco, eh. Mi sono allenato così, giuro. Oh, mattina e pomeriggio mi alleno. No, no, ho visto gli allenamenti. Poi c'è questo amico mio, l'Ice Cross, che mi sta a massacrare. Quello è bello, quello è bello. No, ma è bravo, Fabrizio è bravo. E vabbè. E vabbò. Bene, oh. France. Grazie, Fabio. Ma ti mando a dormire. Sono forte perché... No, qui è qua, è 2:15. Okay. La mattina è quella che svegli. Ma guarda, io la mattina mi so massimo alle 9. Io vado a letto tardi perché io lavoro la sera. A me mi piace lavorare la sera, mi piace guardare le partite la sera. È perché e... la notte porta consiglio, no? La notte porta consiglio. Però mi rilassa anche perché quando i ragazzi vanno a letto, sto un poco prima, sto un po' con loro, ceno con loro. Poi vabbè, certo. E mi metto un po'... Perché io c'ho Martina, ti stavo dicendo, Martina e Andrea... Che lavorano, che stanno qui con me e vanno a scuola qui. E c'ho Christian, il più grande a Londra. E quindi. E che fa? Studia? Studia sport management, business management, e poi andrà a fare sport management. Sì. Allora, se mi serve qualcosa, lo chiamo. Bravo. Te lo mando, appena finisce, te lo mando. Sei come il padre. No, ma lui è serio, studia, lo vedi che gli piace. Vabbè, sono diversi da noi, diciamo. Per fortuna. Sì, per fortuna sì, ma perché loro hanno la possibilità di poter fare comunque tante cose. Certo. Ecco, noi ce le siamo dovute guadagnare, loro le hanno avute e se le devono guadagnare anche loro. Vabbè, certo, mica è tutto dovuto, anzi. Mica è tutto dovuto, anzi. No, no, ma quell'oro bastoni e carote. Bravo, bravo. Però mi sveglio, ti ripeto, mi sveglio alle 9 e poi qua la mattina. Adesso sto andando un po' in bicicletta. Ho visto che scrive quando la Supercoppa, perché chi? Praticamente qua. Ciao. Dove sta? Dove sta? Chi c'è? Andato? Dove sta? Non lo vedo più. Ma chi ha scritto? Aspetta, che qua non ci vedo più. Ne vedo... Gli ha detto che Davide non ci vedi? No, mi chiedeva della Supercoppa che dobbiamo giocare contro di lui, che lui sta allo Shanghai Shenhua. Ah, sì? Sì. Dove che è chiuso? Ah, non ecco. Lo trovo più. Eccolo, ecco. Fabio, ma come fai? Ho fatto a cominciare 15 giorni fa gli allenamenti, che si inizia a luglio. No, perché noi già lavoriamo. Francesco è un cagacazzo d'allenatore, te lo dico. Come vi state allenando voi? Noi sì, già da 2 settimane. Perché come va allenato? Tutti insieme o...? Tutti insieme. Noi tutti ci alleniamo già tutti insieme. Sì, perché noi abbiamo fatto la quarantena. Tutti hanno fatto la quarantena. Ci stiamo allenando. Vabbè, già state avanti voi, dai. Sì, anche se dicono a luglio, ma noi comunque facciamo 5 allenamenti e 2 giorni di riposo. 5 allenamenti e 2 giorni di riposo. Vabbè, a me passa pure il tempo, dai, io. Li sto sfondando. Giusto. Ci hanno sfondato a noi, è giusto che mi sfondi. No, ma beh, perché... Poi sono piccoletti, devono correre, giusto. Cioè, ti giuro, sono delle i miei sono, non so. Allora, uno pensa che i cinesi sono piccoli. Guarda, i miei cinesi sono delle bestie. I miei cinesi sono tutti 1,84, 1,85, 1,90. Ti giuro, ma so fisicamente so. Cioè, perché poi ci devi sono come, sai, da noi, al nord e al sud. Io ho tanti giocatori del nord, ma sono fisicamente delle bestie.
Sì. Vabbè, va meglio bomba. Così, dai. Fabio, un bacione. Grazie della chiamata. Di tutto. Quando vuoi, a disposizione. In bocca al lupo per la tua nuova esperienza. Grazie, mister. E anche non so a te. Se prenderai anche gli allenatori, vedremo in futuro. Mi prende, prendo. Preparati. Io non ce l'ho ancora il procuratore. Quindi... Perciò potresti essere il primo allenatore, guarda. Bravo. Qualsiasi cosa, siamo qua. Un abbraccio. Ok. Grazie, saluto a tutti. Saluto a Paolo. Saluto a tua moglie, a tutti i bambini. Ciao, Buchi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao France. Ciao. Boh. Il pupone è il pupone. Ciao Francesco, grazie. Ragazzi, come avete visto in questi giorni, lo dico anche qui, anzi oggi è partita questa iniziativa con la Cannavaro Ferrara Fondazione e ci sono delle maglie all'asta e questi soldi serviranno per acquistare delle spese per le famiglie in difficoltà in questo momento, napoletane, campane. Siamo in contatto con tre associazioni e questi soldi li daremo anche alle associazioni che gestiranno queste spese. Quindi se potete andate sui nostri social, troverete gli indirizzi che oltre i campioni del mondo, adesso abbiamo iniziato questa nuova cosa. Ciao a tutti e buonanotte!